Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, anche Cortona ritrova la tradizione della Via Crucis, la rievocazione della crocifissione di Gesù Cristo. Una Via Crucis davvero molto particolare, molto sentita da parte della popolazione e che si snoda in tutte le vie del centro storico di Cortona. Si parte appunto con due simulacri qui nella chiesa dello Spirito Santo, e poi via via che noi camminiamo in processione per le strade della città si uniscono anche gli altri simulacri che vengono portati dalle altre chiese, come dalla chiesa di San Benedetto, dalla chiesa di San Francesco, dalla chiesa di San Marco, e ci ritroviamo poi tutti insieme con le autorità, logicamente i sacerdoti, il vescovo, nella piazza principale, piazza della Repubblica, dove lì c'è appunto la benedizione del vescovo e quindi ecco l'intervento dei sacerdoti. Che emozione è? Io so che lei partecipa a questa processione fin da bambina, così ci hanno detto, no? Quindi che emozione è e che tradizione è per i cortonesi? Non è un'emozione, è un appuntamento. Cioè, noi preghiamo che non piova perché vogliamo portarla per le strade, perché lei consideri che nella processione le persone anziane, le persone che non camminano più o che non possono fare tutto il percorso ci aspettano. Quindi sì, io ho sempre voluto che questo percorso venisse mantenuto perché tocca i punti clou della città. Sì, io sono tanti anni che sono qua. Da quando avevo 13 anni che porto la Madonna, quindi a parte il brutto tempo, quindi l'acqua, se no io sì, ci sono sempre. Pasqua sarà anche con questa scelta di Papa Francesco di far portare la croce a una Russia, a un'Ucraina, insomma una scelta anche contestata, ma il momento storico è davvero molto molto delicato e difficile. Il Cristo crocifisso ha preso su di sé i peccati del mondo, tutto il peccato del mondo, anche quello il peccato di oggi. La guerra è un grande peccato. Ecco, il Papa ci sollecita continuamente a vivere dentro la vita buona, a cercare di volerci bene, ad andare avanti nonostante le differenze. Quindi anche questa proposta del Papa di coinvolgere nella Via Crucis al Colosseo anche due persone, tra l'altro infermiere, donne che fanno del bene, ha un significato molto grande, nonostante ecco, i limiti della guerra, le cose brutte di una guerra, c'è anche del bene nel mondo. E Gesù Cristo, attraverso la sua passione, ci dona proprio questa capacità di fare del bene, di vivere il bene, di generare altro bene. Sì, davvero, è un momento particolare, intenso, un momento di preghiera, ma anche una tradizione che i cortonesi hanno sempre apprezzato, amato. Ce n'era davvero bisogno, finalmente in presenza, e finalmente facciamo tutto l'itinerario tradizionale perché tocchiamo tutta la città, e quindi una grande emozione. Con che significato assume questa Pasqua 2022 in un momento storico così particolare e difficile? Sì, ma guardi, questi simulacri parlano da soli. Gesù che prega, Gesù legato alla colonna, che soffre, tutte le sofferenze le porta su di sé, legato come abbiamo visto legati con le mani in Ucraina, no? In questi giorni sono stati uccisi con le mani legate. Già Gesù alla colonna, non era legato così. Poi Gesù che difatti porta la croce, ecco, ogni uomo porta la croce, ognuno la sua croce. Però questo tempo la portiamo insieme, di questa umanità così provata dalla guerra, provata da tutte queste violenze che di fatti l'uomo è capace, dopo 20 secoli di cristianesimo, è capace ancora di perpetrare ancora, violenze perpetrate sotto tutte le forme. È giunto il momento di essere cristiani, cioè di essere umani, perché Gesù ha portato il Vangelo perché gli uomini imparassero ad essere uomini.